Good evening, everybody. We're going to start. Hello, I am Eugenio Ruffini. I'm the chair of the Department of Italian Studies. I'm really delighted to be introducing this very special event tonight. I'm very happy to be introducing this event tonight, which is the result of a very interesting project led by one of our colleagues in the Department of Italian Studies, Dr. Ida Cagliazza, who's a specialist of Renaissance Italian literature. Yes, a round of applause for Ida, who's been with us for a couple of years as a Marie Curie Global Fellow, working on a fascinating project on women's writing in Renaissance Italy with a focus on letter writing. So authors of epistles, letters, she's a specialist of the history of emotions, and I guess we will have plenty of emotions tonight. And one of the ideas which Ida had at some point in her project was to try to give these women from the Renaissance a voice, right? And so that's where our very good friend Laura Caparrotti came in. So the idea was that of bringing together scholarship and theater, and we are very lucky to have a theater group in residency here at Casa Italiana. Laura is the artistic director of Kairos Italy Theater, who has been doing so many things for us and with us over the years. So this has been a very interesting collaboration. And I won't say much more because I want to leave the floor to both Laura and Ida. I just want to sort of say once again that I'm really delighted that we were able to host this example of a great collaboration between performing arts and scholarship. I do hope that you will enjoy the event. I'm sure you will. So join me in welcoming once again Ida Cagliazza and Laura Caparrotti. Grazie, Eugenio. So, welcome, family. Welcome. Hi. We are back. I know you saw me, some of you maybe saw me online for the On the Italian Stage, the series that we do online about the theater history, but this is the first one, so I'm always like, welcome, we're back. I'm going to give some necessary talk about tonight, because this is a project that we've been talking for a while with Ida. Stefano proposed, I said, do something, as usual. It's like, do something. But it's fantastic. When you're commissioned a work, usually, you know, you do a work because there is something that is intriguing on a text or an idea. But then sometimes you have a work that is commissioned. And so you have to understand, so how I'm going to look at this work, what I'm going to do with this material. We had many work commissioned. The Worth of Women that you may have seen started here in a very basic way, and it developed so much that I'm happy to say that we are working on doing a tour of England and Scotland for next year, so it's exciting. The Most Learned Woman was commissioned by Vassar on Elena Cornaro Piscopia, the first PhD in the world in 1678. And it started here, and thanks to your feedback, I changed things, I went around, and then I did it, and now I'm doing it again in December because I got a grant to do it again, and I'm very happy to bring it back. The Mandrake Root, which started here, we are doing it again in February. So there is something about being able to do for your family to bring an idea, something that your work, someone asked you to work on in front of your family. And this is what is happening tonight for me. So when I got this material, Ida said, do you want me to tell you what letters to read? Because these are letters from Renaissance between lovers. And then Ida is going to tell you about the stories of the three people we are going to see tonight. And I said, no, I'm going to read everything. Never say something like that. I think I read about 400-something letters. Not even half, I know. Because at a certain point I was like, I can't. But it's
I can tell you that I could have done 20 different shows. And they're also interesting, intriguing, funny. We were exchanging, you know, comments, especially on the men, I'm sorry. But so we were like, you know, oh, this is a loser, and you see that. But it's fantastic because they're very modern, even though there is a different way to think, and there are many different things. But emotions, feelings, they're all the same. So what we did tonight with my three wonderful actors is we treat this as something like normal, something that could happen today, a conversation, a dialogue. There is always the letter in between, especially the first and the third story has a letter, doesn't have a person in front. So the letter, and you'll see the letters are going to be here. They are is the real person, but is on paper. And then there is another story that we have the letters of both. So let me ask Ida. She doesn't want to speak by herself. I need to interview her because she's afraid. Hi, Ida. Hello. Hi. So what is the first one, the first story we're going to see? Who is this character? Her name? What is happening with her? Yeah, Emilia. So I just want to add one little thing to what Laura just said. So she said that the second story is about two people. And it's true because we have, in this case... this is important. So we have the letters of both the lovers. Instead, in the first and the last story, in the first story, only the voice of the woman still survives. The voice of the man is lost. And in the third story, is the opposite. We only have the voice of the man, and the voice of the woman is lost. And there's a reason in the third story, because she was a Jewish character. Okay, first story. So, okay, I'm drifting. So, first story, the protagonist is Emilia, or at least this is how she is called in the correspondence. Probably it's not a real name. She was a Florentine gentlewoman. She lived between Florence and Fiesole. She was married, and probably her marriage was not a happy one. She was also a fervent Catholic believer. And what is peculiar about her case and her correspondence is that through Catholic faith that she conceives love. So as we have seen in a conference that we have just had last week, love is very difficult to understand, is very difficult to define. And in this case, Catholicism, faith, gives her the lenses through which she interprets and through which she lives this sentiment. And her lover, she calls him a lover, but according to our standards, he was not a lover because they had a 10 years long epistolary relationship, but they never went beyond the boundaries of pure love. And and this is what she called love. Sex, for her, could not be a part of love. If sex is involved, then it's not possible to call it love anymore. It becomes a different thing. It's just lust, it's sin. And this is what she believed, and this is what she was very vocal about this. And she never gave up her conviction, her identity. This is identity for her. And and for 10 years she went on with this. Shall I say how it? Okay. And in the end, he marries another woman. and he wanted to go on with the relationship with Emilia. He told her, okay, I'm marrying this other woman, but in my soul, I will continue to love you. You will be my chosen one. And she says no. She says, according to my belief,
your wife has to be your lover, has to be your soulmate, and so I will just step aside. So she renounced. She's very consistent to her ideals, even when this means renouncing something and suffering very much. So yeah, it might be very far from what we how the way we tend to intend and leave things today, but yeah, I think it's a great example of a brave woman. And the second story. So first story, very interesting that you chose a white dress for the woman, right? Okay. Sorry. So the second story has a different color. Okay. So second story, completely different one. And in fact, it takes place before chronologically, because the first story, the Catholic believer, comes after the Council of Trent, when religion becomes an important thing in mentality. Before, love was conceived in, let's say, in a different way. So these two characters, they are lovers according to today's standards. She is married to another woman, to another man, but they go on for 20 years, but not only through letters. They also meet. They also see each other. And they have a child together, and this child is baptized as the son of her official husband. But nevertheless, they have tender feelings, and the father, the biological father, has tender feelings towards this child. And it's very touching seeing this man who knows that he has a child and he cannot be the father of this child. And and then many things happen. He's a soldier. He goes away. He takes part in the Battle of Lepanto, and he behaved as a brave soldier, as historical sources tell us. But then they have an argument because he has to go away. She doesn't want him to go away, but she goes nevertheless. And so she's very pissed off. Can I say this? Yeah. And so she seeks counsel from a friend, from another woman. And this friend tells her, come si dice in inglese, chiodo schiaccia chiodo. So. Okay, so. She suggests to get another lover. Okay? And Vittoria does look for another lover. She finds it, and then Alvise, her previous lovers, come back, and he cannot accept that she has another lover. So they start doing tremendous things. She even hires a killer to kill him, and he threatens her to tell her husband that she is an adulteress. And she's been an adulteress with him, but now relying on the double standards, this is dangerous for the woman, but not for the man. And so, but yeah, and in the end, they kind of go back together, and then their relationship finishes just because they get bored of each other after 20 years, and yeah, and this is how it finishes. And third one, Ansaldo Ceba and Sara Copio Sullam. Is the loser. Poor Ansaldo, no. No. Okay, so poor, okay. I know, but still. So he's a Catholic priest, and when they start having this correspondence, he's already old and established, an established intellectual. He writes a poem about a Jewish character, Queen Esther. And this poem is not very much appreciated by the Catholic audience. And instead, Sara Copio Sullam, she's a young Jew from Venice Ghetto, and she likes this poem very much. She kind of identifies with
the protagonist of the poem. So she writes to him, and they start a correspondence. They go on for 4 years. Here we are in the first decades of the 17th century, so it's the latest one chronologically. So they have this love, this correspondence that uses the vocabulary of love and of erotic love for 4 years, but they never meet. And as you will see from the the staging, they never meet, but there is some erotic desire that is coming out of the page, and this is very peculiar. But then he starts to behave in a strange way. He wants to convert her to Catholicism. He wants to use his influence upon his intellectual influence, to convince her to convert to Catholicism, and maybe also to help him converting the whole Jewish community of Venice. So, but she resists. She doesn't want to. She sticks to her identity, and she never surrender. So in the end, he stops writing to her. So she wanted to go on just with this emotional and intellectual relationship, but he refuses, unless she accepts to become who he wants her to be. He doesn't want her. And so they separate. He publishes his own letters, excluding her voice. And instead of her letters, he publishes a very brief summary of her main points, just to help the reader understanding the conversation. And why he excluded her letters, well, is debated. It could be an act of narcissism, or at the time, being a Jewish woman was not easy at all, and she was a controversial character in the Venice ghetto. So maybe he excluded her letters to kind of protect her. We don't know. But so we have Sarah's voice, not even through her letters, but through the summaries that Ansaldo added to his own letters. But it's still touching to see the echo of this voice that otherwise would be lost. Then? Finished. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, so you'll see, now you know the stories. It's really, we had to cut a lot of stuff. There are a lot of good stuff in these letters, but you know, if you have a show, you have to cut a lot of stuff. But you'll see these characters, now you know their stories. There are some super titles. Sometimes they're long, but you know, there are, if you wanna read the English version. Sometimes it's easier than understanding the Italian, and I have to really commend my actors, because this Italian is not easy at all to remember. There are two poems that are not in the super titles, because you just have to listen to the poem. Even if you don't understand, it's just a more, it's a feeling, so it's okay. They have to go through this. There is a moment they go through this, so just be careful not to have anything. I think we are fine. I'll see you later. Thank you.
infinita contentezza mi avrebbe portato la vostra lettera, se il fine di quella non fosse stato diverso. Imperoché prima giurate di essere mio e di amarmi come amare si possa cosa terrena, il che mi era cagione di divina felicità. Ma poi turbate il tutto con quel desiderio che mostrate avere di me. Vi prego dunque che, cortesemente amandomi, vogliate rinunciare a ogni cieco e traviato desio. E se pur ciò non volete fare, ben vi dico che è possibile che i bellissimi occhi vostri, per l'amorevolezza che vi sento, mi privino della mia vita, ma che giammai mi induchino a perdere la mia cara e pregiata onestà. Onde, se il mio sì casto amore non vi contenta, trovatevi un'altra di me più bella, di più spirito e più amorevole, che forse è ciò che voi sopra ogni altra cosa desiderate. Ai, carissimo, crudelissimo amore mio, perché mi siete così avaro della vostra cara e amata presenza, allontanandovi così spesso da me? Perché, spietato e fiero, non credete vere le amorose fiamme che solo voi mi infiammano il petto? Avendovi io visto un ritratto in mano, e di donna mi penso, ne posso trovare quiete se non darete a mia certezza facendomela vedere, che vi prometto di non usarle ingiuria veruna, e non mancate innanzi alla partenza di darmi nuove. Quanto devo stare in tenebra aspettando la luce degli occhi miei? E se di me risorverrà quando nel colmo vi troverete di ogni vostro contento, il che non credo. Resto invidioso intanto di questa mia lettera, perché si avvicinerà alle mie chiare e splendentissime stelle. Non mi scongiurate ad ardere quante lettere nelle mie mani si trovino, perché non sarebbe mai possibile che quelle alle quali ho fatto tante carezze, tenute in tante delizie, posate tante volte nel mio seno e recatemele avanti agli occhi affettuosissimamente rimirandole, come se esse proprio lor signore fosse stato, così empiamente donassi al fuoco. Presto voglio privarmi di esse e correndervele, a patto che voi, prima, mi rendiate a me tutte le carte che trovate di mio, perché così io potrò vivere sicura che più non prenderete beffe di me con gli amici e le favorite vostre. Perdonatemi, non voglio più tediarvi con questa mia, accio possiate lungamente corteggiare e pascer la vista di colei che sì tenete in pregio. A me basta brutta impudica non essere detta. Delle virtù si sa che nelle donne la maggiore sommamente da commendarsi è l'essere fedeli e caste. Però, signore mio, godete della vostra cortese donna e della vostra beltà. Le virtù non potete se con lei effettuerete il desiderio vostro. Signore mio, per mantenersi in pace con voi bisognerebbe essere più fortunata che saggia. E perché io ciò dica, voi questo già lo sapete. Vi rimando indietro l'anello, il quale già da 2 giorni sarebbe stato con voi insieme ad una mia lettera. A quella di fuoco ieri sera, sapendo che tanto di essa non vi cadeva. Però stracciatele subito, lette, queste mie mal composte lettere, o donatele al fuoco. Non vogliate, seppur m'amate, che finiscano nelle mani di tutti gli amici vostri. E vi pregherei a rimandarmele, se ormai da lungo non avessi prova che mi intrattenete nella natura del ramarro.
che vi ho portato sviscerato amore. Sono già 10 anni. Perché vi ho, misera me, portato sviscerato amore, sono già 10 anni. Perché vi ho, misera me, portato sviscerato amore, sono già 10 anni. Ahimè, signore mio, che questo passo descrivere senza lacrima non posso. E mi porta a chiedermi che offesa, che oltraggio vi facesse mai che meritasse percorso così mortale. Non vi ho sempre voi, carissimo amico, cortesissimamente amato, come idolo del mio cuore, intimamente venerato. Certo che sì. L'amicizia nostra è finita. Onde cessate dai corteggiamenti e dalle vane lusinghe. Perché in me non hanno più luogo. Una nuova vostra, alla quale non darò altra risposta se non dire che ingiustamente accusa Nettuno chi patisce la seconda tempesta. Non di meno, se a me fosse rimasta altra cosa per cui potessi sperare che voi rinunciaste a quel male che vi infetta, quella rabbia che vi consuma e quel veleno che vi uccide, io ci penserei a riconciliarmi con voi. Ma come posso io far questo se le promesse che mi fate sono sempre vane e fallaci? Io non vi crederò più. L'amore vostro è passato da me alla diletta. Basta! Godete la vostra dolce diletta. E lasciate ogni speranza che io torni con voi qual era prima. Perché dopo una volta, con tanta ragione entrò il sospetto, vana riesce ogni fatica e diligenza a quindi ritrarlo. Io, disleale che siete, muovermi a pietà di voi o prestare fede alle finte parole vostre, seppur nuovamente ho risaputo che, mentre io dimorava in forse della mia vita, ve ne stavate sicura a fare l'amore con la mia traditrice. Io dunque vi darò il nome di amante, io chiamerovvi assassino o non piuttosto solennissimo assassino. Poiché non vi piace di rendermi queste mie lettere, vi contentiate di arderle, ovvero stracciandole, di seppellirle talmente che mai più possino essere da voi né da altre vedute o lette. E di me scordatevi, che se dell'essere mio agli orecchi vostri pervenisse novella, come di persona incognita e straniera parliate dei casi miei. Ne vogliate, signore mio, far come molti che, tosto che altro capriccio entra loro in testa di nuova donna, si pongono per ogni minima occasione di dire, non pur quello che fra la misera abbandonata e loro è seguito, ma quel che c'è molto di peggio, che forse da essi fu desiderato, non sognato, e che ella non ebbe già mai in pensiero di fare. Ormai, signore mio, che questa mia rozza penna si imponga eterno silenzio, poiché non più libero, ma nodo matrimoniale, essendo voi legato, dovete ogni altro sciogliere
e a quello solo restare soggetto, abbandonandomi col corpo, così, così come fate con la mente. Poiché nella legge divina non mortale altrimenti permette. Dunque, gitevene a godere le promesse bellezze da casto e meneo donatevi. Stracciatele, ardetele, trinciatele. E tutto sopra di essi si versi l'ira vostra. Non temiate che io voglia abbandonarvi per altri. Siano non tale da voi questi sospetti, poiché la mia fede forza nessuno non può rompere, tempo alcuno non può disciogliere, né volubile voglia cangiare. Corrispondano ai vostri effetti le vostre parole. Che amorevoli sento. E sappiate che con il vostro partir ogni mio sospetto, ogni mio diletto, ogni mia gioia, col vostro partir manco d'aiuto. Perdo ogni bene. E in cieco orrore rimango orrendamente sepolta. Perdonatevi e perdonate me se confusamente v'ho scritto, perché confuse la mia mente e l'anima mia per l'acerba vostra partenza. Non già che abbia pace dei miei martiri, ma per rispondere alla vostra lettera io vi dico che mi dispiace che voi, vinta dallo sdegno, abbiate bruciato tutte quelle cose che a voi ritornate, che se m'amaste avreste conservato con le vostre mani. Ah, della trecciola dei nostri capelli, fatene quello che volete, che io ne son contenta. Godetene pure il meglio di me che vive in voi. Volete che io tenga la trecciola e vi dia la catenella? Io vi torno a dire che vi sono servitrice e non nemica, che torrei a trarmi il sangue per compiacere voi. A che fine avete che io vi inganni? Voi avete così mala considerazione di me che mi viene voglia di porre fine alla mia aspra e travagliata vita. Aspetto il giorno di Natale le vostre lettere, se così vi piace, e ve ne raccomando infinite volte e vi bacio la mano con reverenza. Da servitrice la quale io sono e non da nemica come voi mi reputate. Ma se siete stata voi a confessarmi che non m'amate, ma come posso io avere fiducia in voi? Almeno ritornatemi il vostro ritratto, ve lo chiedo per pietà. Dio sa che me ne rincresce fin nell'anima, ma il mio ritratto io non ve lo posso dare, il quale voi sembrate desiderare più di ogni altra cosa del mondo. Fatemi la grazia di ripigliare le camicie che mi mandaste,
che le portino i vostri servitori. Ritroverete anche la catenella alla quale io vi torno. Servitemi due parole e fate sì che io l'abbia perché le desidero infinitamente. Voi avete torto a lamentarvi di me, che io v'amo e v'amerò in eterno perché io vorrei che vi ricordaste quando dicevate d'essere contento che io v'amassi semplicemente. E se non mi faccio vedere, perdonatemi che ne è cagione quel maledetto che m'è sempre dietro. Io vi torno a dire che v'amo. E v'amerò eternamente, perché così io voglio. Se voi m'amaste, come dite, come potreste soffrire di vedermi in sì duolo, potendo voi trarmene fuori? Io vi ho sempre tenuto persona di bellissimo giudizio. Non mi sono di gran lunga ingannata. Voi mi scrivete che Fortunio, che io amo Fortunio. Io mi meraviglio della vostra prudenza che di sì basso animo mi giudica, che io mi sia posta ad amare un soggetto che non mi degnerei che mi servisse. Voi avete torto a pensare che io sia così bramosa d'uomini a lasciare voi per Fortunio. Mi minacciate sopra il ritratto che se io non ve lo rendo vi metterò in animo di fare cosa che al presente aborrite. Il ritratto è rotto e me ne duole nel profondo dell'anima. E quando io avessi saputo che voi lo voleste, sarei piuttosto morta che spezzarlo. E se io ho fatto errore, datemi il castigo. Perciò non c'è verso che io ve lo dia. E che io mi faccia ritrarre non c'è ordine, perché Flaminio non lo consentirà mai. E me ne duole. Io mi trovo disperata e mi viene voglia di uccidermi. Io mi sento morire per brama di avere il vostro ritratto. Vi prego, siate contenta di dare comodità allo scultore di fargli il ritratto. Quando sarete comoda, vi chiedo grazia di abbracciarvi. Oh, io verrò come piova allora segnatemi da voi. Però vi ricordo di aprirmi come mi avete promesso. La lettera è finita nelle mani di Fabrizio. Calch'io misera sono rovinata. E a ogni modo è dato dal destino che io mora per voi. Mi rincresce non potervi più rivedere. Mi raccomando. Adunque. E per sempre. Aspetto da voi risposta. E prego il Dio di potervi presto parlare. Frattanto, siate contenta di farvi ritrarre. Ogni vostro prego è vano, perché è impossibile che voi mai più mi rivediate. La lettera si smarrì, è in mano sua. È stato detto che voi lasciate vedere le mie lettere a chiunque che brami di vederle. Io vi prego di andare riservato e di non ragionare di casi miei, che io sono più morta che viva. Ritornatemi le mie lettere se beccaro l'amor mio. Solo di questo favore io conoscerò il vostro vero verso di me. Buonanotte.
mi avete dato una gran passione questa mattina nel dirmi che io non vi amo. Io vi torno a dire che v'amo. Tanto e tanto che non si può amare maggiormente. Ma il mio pensiero è in altro. Né trovo mai un'ora di riposo e quando voi vi partite l'anima mi si parte 1000 volte al giorno. Cara vita mia, nessuno può credere alla passione che io vi porto. Ma mia cara, più provo a non pensarvi, più vi penso. E se voi poteste anche solo capire una minima parte del tormento che io sopporto. Vi bacio il cuore. Mi sembrerà pazzia la mia quando vedrete questa lettera. Ma la passione mi sforza a pregarvi che questa sera sola io vi possa un'altra volta vedere. Questa mattina sventurata, Roberto è venuto a casa incavolatissimo e si è messo a darmi tante botte che mi ha fatto negra tutta la vita. E mi ha rotto un occhio con dirmi la maggior villania, minacciando di volermi tagliare la faccia in 1000 pezzi. E che mi vuole serrare in un magazzino e darmi da mangiare semola e acqua. Io non vi posso più scrivere. Egli non è mai stato così adirato verso di me. Abbiatemi pietà, vi prego. Ieri sera ricevei alquante vostre lettere e sai Dio quanto mi ha doluto non averle ricevute al tempo che voi me le mandate. Assai buon premio delle mie fatiche riceverò da voi se continuerete nella fiamma del pensiero che mi scrivete. Che varde e che volete che varda, il quale bramo che si abbruci a ciò che diveniate simile a me, che incenerisco. Amatemi, che non mi amerete indegnamente. Io te amo. Esther mosse una nobile ebrea a voler me con l'amicizia
e io non ricusai di far l'amore con la sua anima, per migliorare la mia, ovviamente. Ma dopo lo spazio di 4 anni mi sono avveduto di aver avanzato poco nella sua e a non aver guadagnato nulla nella mia. Ma per gratitudine d'amore che ella ha professato di farmi, io ho voluto lasciar di lei in memoria attraverso queste lettere, nelle quali, tutto che io non l'abbia mai vista negli occhi, mi sono ingegnato a farla conoscere con la penna. Signora Sarra, gentilissima, le lodi che mi avete dato, per quanto non mi facciano maggiore di quello che io sono, mi hanno così onorato molto di più di quel che io merito. Nuova cosa mi è paruta che una giovane donna si sia così invaghita del mio poema, che ragiona di cose grandi, che io mi sono ordinato a far di voi altro giudizio, che di solito non si suole dare al genere femminile. Io mi voglio anche rallegrare che il mio libro sia finito in sì generose mani. Io non so, signora, quale volto e quale persona voi abbiate, ma posso bene indovinare che voi siate tanto gentile che io non possa altro che contentarvi senza chiedere nulla in altro del vostro ritratto. Io questo vi prometto di tenerlo nel cuore finché avrò spirito, e prego il Dio caldamente che, poiché qua giù sulla terra abbiamo poca fortuna di ritrovarci, che lui ci faccia riconoscere là in paradiso, ove io e voi siamo egualmente chiamati. Io vi amo, signora Sarra, e vi riverisco quanto la vostra e la mia legge onorevolmente mi concede. Ecco, signora Sarra, che voi siete assai meno invaghita del mio amore di quanto io lo sia del vostro. Perché voi, da quanto intendo, siete giovane e bella, e io, da quanto può esservi stato detto, non sono né l'uno né l'altro. Ansaldo Cebà è il mio nome. Assai nudo di meriti, perché essere diventato vostro servitore mi faccia una qualche luce. Però, tornando al vostro progetto. Cortesissima lettera. Io vi confesso che ella mi ha moltiplicato in me cagioni d'amarvi, ma nello stesso tempo ha dato a me molto materiale per avere di voi una certa compassione. Voi dite che non avete sdegnato di leggere il Nuovo Testamento. Io non voglio rispondermi come mi deterrebbe lo zelo della fede a cui tengo, perché forse senza giovarvi vi offenderei, e l'offendere e l'amare non sono due cose che si compatiscono. Ma voglio domandarvi se, quantunque voi non riconosciate gli lineamenti di Cristo, il Messia che vi aspettate, non riconosciate in Lui, in azioni, cose, il suo eroico e meraviglioso vivere. E voglio anche interrogarvi se, perché voi, leggendo delle virtù imperfette di tanti uomini che non sono mai stati ebrei e non hanno mai conosciuto il Dio degli ebrei, e voi non uscite fuori da voi stessa a rimirare invece colui che ha le perfettissime doti, voi non l'ammirate, perché anche a considerarlo come uomo, comunque lui era israelita come voi, e in quanto a religione adorava lo stesso Dio che adoravate voi. Correggetevi, signora Sarra, gentilissima,
E se non volete riconoscere nel nostro Salvatore il figlio di Dio, ammiratelo perlomeno per la sua giustizia, la sua innocenza e per essere il più grand'uomo che sia mai nato sulla terra! Ah, signora Sarra, ma di quanto amore, ma di quanto dolore, mi siate di cagione. Signora Sarra, nobilissima, non posso questa volta passare in silenzio la vostra dolcissima lettera del 24 di febbraio, nella quale voi sollevate per modo la bassezza del mio presente, che mi fate assai più vergognare che gloriarmi. Nel rimanente, io mi pregio molto che abbiate onorata la memoria del commendator mio fratello col testimonio dei vostri versi, nei quali io ho riconosciuto tanto vigore quanta debolezza. Voi ritroverete nei miei. Signore, pianto non merita il gran Lanfranco, che sei, mentre già fu nell'uman velo, illustrò d'opre il mondo. Or gode in cielo, giunto al porto di gloria invitto e franco, se per calle d'onor già non mai stanco, mostrossi in terra, ardor spregiando e gelo, or fiammeggia alma pura, in puro zelo, converso in raggio rilucente e bianco. Rivolgi gli occhi, Ansaldo, all'oriente, e vedrai scintillar fiamma novella, ond'è che sol degli empi il corpo avente. Del tuo fido Germán la luce è quella che contra il trace ancor cometa ardente in ciel si mostra e minacciante stella. Non piango, oh Sarra, il mio fratello Anfranco, perché si è rotto il suo corporeo vero. So che a volar speditamente in cielo sciolse lo spirito avventuroso e franco. Ma piango, ahimè, che mentre infermo e stanco dell'estrema stagion m'appresso al gelo, non becco lui che con fraterno zelo miri il mio volto impallidito e bianco. Verè che al suo cader nell'oriente risorge agli occhi miei fiamma novella, onde esser può che il trace ancor pavente. Ma degli occhi belli tuoi la luce è quella, e per minacciar lui cometa ardente e per consolar me s'è fatta stella. Signora Sarra, generosissima, ancora ch'io m'abbia visitata più volte per lettere e dell'affezione e osservanza mia verso la persona vostra, datovi in esse quei segni ho potuto maggiori, non mi son potuto tenere di mandarvi anche a far riverenza da un mio vecchio servidore che sarà il portatore della presente. Al medesimo ho ordinato che saluti da parte mia il signor vostro marito, il quale, poiché ha avuto in sorte di avervi per moglie, non credo che possa essere se non
Gentilissimo. L'ebraismo e l'idolatria non fanno buona lega, signora Sarra. E voi sapete i castighi a quali sono andato incontro i vostri antichi. Lasciate però ogni adorazione che dite di farmi, perché vi confessate giudea. E dico che dite di farmi perché io non sono così di bocca di zucchero da credere a quello che voi dite. Vi lanciate, mettete nella stadera la mia persona, quella che mi conviene. E moderate i vostri eccessi, delle vostre venerazioni, con la rappresentazione delle mie miserie. Vizio non tengo nella persona vostra, perché siete nata a Giudea. Quando non v'è elezione, non c'è vizio. Credo ben che però voi non abbiate più scuse di non diventare cristiani. Perché forse avete abbastanza lume da raffigurare la fede di Cristo. Ansaldo Cebà. Né signore, né idolo, ma servo suddito di vostra signora, divotissimo. Signora Sarra, carissima, la nuova della vostra infermità mi turbò assai, perché certo non v'amo poco, ma la vostra lettera, per la quale mi parve di sentirvi fuori di pericolo, mi consolò grandemente. Quel che importa meno è che io sto tanto male, che non so come si possa vivere. Eppur vivo e scrivo lettere amorose come se fossi un giovane vigorosissimo. Se non fosse signora Sarra, che io vi voglio tutto il mio bene, per certo che questa volta non parlerei a voi con bocca di zucchero. E per negligente e disamorato mi spedite voi nella vostra del 27 marzo. E per risposta io vi dico che io amo solo voi, ho amato sempre solo voi, e che il mio amore è talmente generoso che ha un tale riguardo verso la vostra molto di più che nella mia persona, della quale, se avessi quelle sollecitudini che hanno magari qualche vostro corteggiatore, vi sentirei uno sventurato a non venire a casa vostra a visitarvi e a poter approfittare del vostro diletto, che so la virtù vostra sarebbe dura a concedermi, ma la ragione mia è anche ben lontana dal desiderarlo. Poscia che il mio amore è quindi sincero, il dover vuole che voi facciate per amor mio qualcosa in più di quello che avete fatto fino adesso. Voglio che voi leggiate attentamente, ma più di una volta, quello che ha scritto Fra Luigi da Granata nel libro che vi ho mandato, a partire dal terzo capitolo, da anche il quarto va bene.
Allora, signora mia, mi farete questa... questa soddisfazione? Io starò là, quanto serve il tempo, aspettando da voi che mi diciate qualche cosa di quello che avete letto. E intanto io pregherò Dio che ella instilli in voi, nel vostro animo, quel desiderio che ho avuto io verso di voi nel vedervi felici sulla terra e là gloriosa in paradiso. Io non so che mi dica, signora Sarna, sono più settimane che non viene nuova da voi. Questa però sarà la quarta lettera che ho scritto in questo mese, per risposta della quale vi supplico a farmi significare lo stato in cui vi ritrovate. Se non pensate di convertirvi, lasciate la vostra penna, e senza questa cagione abbandonerò anche la mia. E prego voi, ogni istanza, di persuadervi, e desidero dal cielo ogni celeste benedizione. Ansaldo Cebà, servo vostro, affezionatissimo.